i nostri sogni nelle vetrine in vendita. Siamo veramente noi, dentro lo specchio ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, benvenuti a Replay, ore 21 e un minuto dallo studio centrale di TV6. Quella di oggi è stata una giornata caratterizzata da diverse voci sulla posizione del tecnico Zeman dopo il finale polemico della partita di ieri negli spogliatoi, lo sfogo del presidente Sebastiani che ha replicato al tecnico che in conferenza stampa ovviamente aveva avuto parole pesanti. Sono state quelle di oggi ore movimentate, si sono alternate diverse notizie in merito a quanto poteva accadere. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, poi nel corso della trasmissione cercheremo anche di riepilogare le ultime ore. Intanto la notizia più importante è che c'è stato il faccia a faccia tra il presidente del Pescara Sebastiani e l'allenatore Zeman, che si sono incontrati ieri sera a cena. Poi in mattinata incontro con i direttori, con Giuseppe Pavone e Luca Leone. Si doveva anche avere una conferenza stampa proprio da parte dei due direttori, conferenza stampa invece che non c'è stata, proprio perché i due direttori devono fare chiarezza intanto sulle dimissioni di Zeman, ma anche sugli sviluppi del mercato. Comunque Zeman ha avuto questo incontro con Sebastiani, resta sulla panchina del Pescara, infatti nel pomeriggio ha diretto l'allenamento al Poggio, si sono visti anche i due direttori, Pavone e Leone, e Zeman quindi guiderà la squadra ad Ascoli. Poi svilupperemo tutte queste notizie. Vado a salutare gli ospiti di questa puntata, Antonio De Leonardis, buonasera Antonio. Buonasera Enrico, buonasera. Walter Nerone, buonasera Walter, buonasera. Ben rivisto. Buonasera. Paolo Renzetti, buonasera Paolo. Buonasera, grazie Enrico. Qui alla mia sinistra Francesco Di Francesco, buonasera, salve, buonasera Francesco. E Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera. Vado a salutare in regia Andrea Costantini, buonasera Andrea. Ci sono anche notizie inerenti a squalifiche perché si giocherà giovedì e quindi oggi il giudice sportivo ha deciso. Sì, grazie Enrico, buonasera a tutti voi. Il numero per interagire con noi, ve lo ricordo, è 392-623-7060. È una serata senza partite né in Serie A né in Serie B. Sì, il giudice sportivo ha deciso, dopo l'ammonizione presa ieri nel finale di partita per Rotta, che era in diffida, è stato squalificato e dunque salterà il match di Ascoli. Non ci sono appiedati sul fronte Ascoli per l'appunto, e dunque questo vi diciamo sul fronte delle squalifiche. Sul fronte infortuni, attenzione, perché alla ripresa odierna degli allenamenti si è fermato per una contusione alla caviglia Francesco Zampano, che nel tardo pomeriggio si è anche sottoposto a risonanza magnetica. Domani ne sapremo di più, ma è a forte rischio la presenza di Zampano al Del Duca. A te. Andrea, vogliamo chiarire subito una cosa, se vogliamo, simpatica, ma importante da chiarire, perché nella giornata di oggi si era sparsa la voce anche della notizia dell'arrivo del tecnico Di Carlo, e qualche organo di informazione, o meglio qualche sito, è stato tratto in inganno. Cosa è successo a tal proposito, Andrea? Beh, è successo, come ci fa vedere Maurizio Dagui, che su Wikipedia, che è l'enciclopedia multimediale, se così possiamo dire, la quintultima squadra che vediamo, Pescara, presenta due allenatori, Zdenek Zeman
dalla prima alla 19ª giornata e poi Domenico Di Carlo dalla 20ª. Quindi per Wikipedia diciamo così che il cambio in panchina è avvenuto con l'uomo o l'allenatore più accreditato tra i più accreditati nelle ultime ore. Poi sappiamo che così non è stato, Zeman ha diretto regolarmente l'allenamento, però appunto Wikipedia, l'enciclopedia su internet, ha riportato stranamente questo dato, cioè che Di Carlo... Per smentire questa notizia, perché qualcuno potrebbe essere tratto in inganno. Allora, prima di sentire i nostri amici in studio facciamo un po' la cronistoria di questa giornata, poi sentiremo ovviamente in breve cosa è successo anche ieri sera. La cronaca della giornata nel servizio proprio di Andrea Costantini. Zdenek Zeman resta sulla panchina del Pescara. A meno di colpi di scena è questo il verdetto delle ultime 24 ore. Il tecnico boemo questo pomeriggio ha diretto il primo degli allenamenti che condurranno il Pescara al penultimo match dell'anno, giovedì prossimo ad Ascoli. Il dopopartita di ieri, subito dopo la vittoria col Novara, faceva presagire un esito diverso. Da una parte il presidente Sebastiani, che tuonava contro la conferenza stampa pre-gara di Zeman, usando espressioni molto forti. Dall'altro l'allenatore che sempre ieri non ha fatto un passo indietro, aggiungendo: io non dico bugie. Alla domanda Zeman sarà sulla panchina del Pescara ad Ascoli, Sebastiani aveva risposto: non so, devo prima incontrare il mister. E l'incontro c'è stato proprio ieri sera a cena. Nei dettagli non è possibile sapere cosa si sono detti i due. Quel che è certo è che oggi Zeman ha diretto l'allenamento. Il boemo è arrivato al Poggio intorno alle 14:10. Era già presente il direttore sportivo Luca Leone. Di seguito sono arrivati alla spicciolata anche i calciatori. Poi è stata la volta dell'altro direttore sportivo, Peppino Pavone, che è entrato nel tunnel degli spogliatoi dell'impianto del Poggio alle ore 14:35. Il summit tra direttori, giocatori, Zeman e il suo staff è durato circa mezz'ora. Poco dopo le ore 15, Luca Leone e Peppino Pavone hanno fatto capolino sulle gradinate del Poggio. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte loro, solo l'indicazione strappata a mezza bocca che Zeman avrebbe diretto l'allenamento, cercando poi di ridimensionare il clamore del botte e risposta mediatico di ieri sera. Insomma, sembra ipotizzabile che nell'incontro di ieri sera tra Zeman e Sebastiani ci sia stato un chiarimento. Se definitivo o soltanto una tregua in vista dell'imminente impegno di Ascoli, lo si capirà prossimamente. Leone e Pavone, che sono arrivati separatamente, sono andati via insieme alle 15:50. La fase di riscaldamento pre-allenamento è stata coordinata dal preparatore Ferola. Alle 15:20 è sbucato anche Zeman, applaudito da un drappello di tifosi che gli hanno urlato: dai mister, non mollare. Il boemo poi, come detto, ha diretto l'allenamento, separando il gruppo. Defatigante per chi ha giocato col Novara, seduta piena per gli altri. Ringraziamo Costantini per le riprese, Claudio Di Giacomo. Ripetiamo per fare chiarezza: c'è stato il faccia a faccia tra Sebastiani e Zeman. Il boemo resta al suo posto e guiderà la squadra per la partita in programma giovedì ad Ascoli alle ore 20:30. Prima di risentire quanto è accaduto ieri, il primo giro con i colleghi qui in studio per conoscere appunto il vostro pensiero su quello che è accaduto oggi, o per meglio dire, per quello che non è accaduto. Antonio, seguo un po' l'ordine dei vostri posti. Ma guarda, intanto mi fa quantomeno sorridere il fatto che siano stati a cena per un chiarimento, anche perché tra le tante cose che ha detto Zeman, alcune allucinanti, ma in particolare l'unica cosa che ha detto, una delle poche cose, ha detto che lui va volentieri a cena col presidente, però insomma parlare di calcio con lui è inutile perché la vedono in maniera diversa, quindi non riesco a capire a cosa possa essere servita questa cena, perché credo che non ci credesse l'allenatore ma nemmeno il tecnico, soprattutto alla luce di questi due giorni, sono stati pesantissimi, voglio dire, le dichiarazioni di Zeman del pre-gara e quelle successive ovviamente del presidente, che rispondeva a tono alle varie accuse o rancori che si portava dietro Zeman, che ha scoperto dopo 3 mesi e mezzo, perché anche questa è la verità, con la sta storia che si era dimesso il 1° settembre, guarda caso 4 giorni dopo aver battuto il Foggia per 5-1, quindi cioè, è una storia che non ha senso. Io non credo che si possa arrivare ad un chiarimento
Però andando a cena, perché è chiaro che ci sono cose, posizioni molto molto decise, e soprattutto dalla parte del tecnico una posizione netta di rottura che è difficile sanare con una cena, perché cioè, tutto quello che ha detto dal rapporto col presidente, il rapporto con la squadra, del modo come si allenano, del mercato, tutto quello che c'era, fa capire in effetti che questi qua sono due separati in casa. Giovedì saranno separati in trasferta, per dire, facile battuta, però io non credo che si possa risolvere in questo modo, anche perché, voglio dire, questo stilicidio, questa storia va avanti da 10 mesi, ragazzi, non è che è una cosa che è nata adesso, perché non dimentichiamo i primi 5 mesi della stagione scorsa, che sono stati del tutto inutili. Dopo amplieremo il discorso, certo, solo no, su dire, quanto non è accaduto il oggi, rapporto, se ti il sorprendi rapporto, il esatto, fatto che... Secondo me non è una cosa, non risolve nulla, cioè, problema vero è quello che abbiamo sempre detto, cioè, non è al di là del risultato, voglio dire, che se la società è convinta che il lavoro del tecnico sia quello giusto e dall'altra parte il tecnico vuole portare avanti il suo lavoro, cioè inutile, non è scappato, non c'entra niente il fatto che abbia vinto 1-0. Io credo che questo risultato non abbia cambiato minimamente le cose, perché tutto quello che ha detto Zema, visto che oddio, lui dice, passo avanti in classifica almeno, no, servito, esatto, sì, no, solo per quello, io solo, parlo solo del per rapporto, certo, che portarlo avanti per tutti i campionati in questo modo è una cosa da matti, dico, è una cosa folle, è tutto qua, poi allora, mi fermo, dopo dirò dell'altro. Walter, sono successe tante cose nelle ultime 48 ore, alla fine esce fuori questa decisione di andare avanti dunque con Zema. Ieri sera sembrava un'ipotesi quasi impossibile, tu eri proprio in sala stampa, seguivamo i vari passi del presidente, dell'allenatore. Oggi ti saresti aspettato un qualcosa di diverso o è stata presa secondo te la decisione più giusta? No, la decisione più giusta secondo me non è stata presa, perché tutta la situazione è, diciamo, per un verso paradossale, per l'altra diciamo abbastanza complicata, perché i due attori protagonisti, ognuno ha cercato di mettere l'altro in condizione di, e per a sto punto credo che il gioco sia per il momento riuscito a Zeman, la patata bollente c'è da Sebastiani. E in pratica Zeman, adesso volgarizzando la situazione, ha detto: cacciatemi se volete, io non me ne vado, perché siccome mi avete convinto a restare a settembre non è cambiato niente, perché me ne devo andare? E quindi ieri praticamente con quel risultato e con quella partita che di Zemaniano ha decisamente poco, tolti quei 15 minuti prima del gol, in pratica la palla è tornata alla società. E il paradosso è, ieri non lo potevi cacciare o comunque non l'hai cacciato, adesso dopo una vittoria striminzita. Se non perde ad Ascoli, perché adesso in pratica le cose vanno così, se non perde ad Ascoli, il momento buono per cacciarlo poteva essere sabato sera. L'esonero, cioè, prima della partita. L'esonero c'era dopo la conferenza stampa, la società prende le distanze da quelle affermazioni molto pesanti nei confronti della società, pesantissime anche nei confronti di alcuni giocatori. La società prende il coraggio a due mani e dice: ok, mister, grazie e arrivederci. Adesso sei prigioniero, adesso il paradosso è che Sebastiani, le castagne dal fuoco a Sebastiani le potrebbe togliere Cosmi, che secondo me in vita sua tutto vorrebbe fare. Cosmi vincendo. Sì, ma Cosmi in vita sua tutto vorrebbe fare, secondo me, tranne togliere le castagne dal fuoco a Sebastiani, insomma. Allora, risentiamo quel passo sulle dimissioni che hanno fatto discutere. Zeman le ha date, Sebastiani però non le ha ricevute. Andiamo a sentire, poi sento gli altri amici in studio. Io ho detto che mi sono dimesso primo settembre, dopo la chiusura del mercato. Se sono andato in società, in ufficio di presidente, abbiamo parlato di qualcosa.
mi viene da sorridere. Io ho chiesto un po' a tutti dove le avessi portate queste dimissioni, perché visto che a me non la date, a Leone non la date, Pavone mi dice che non l'ha ricevuta, quindi non lo so, forse sarà dimesso da solo, però a me non risulta essere arrivate le dimissioni, anche perché per il mio carattere uno che si dimette sicuramente non rimane a Pescara. Zeman dice: se sono andato in società vuol dire che le ho date queste dimissioni. Il presidente, l'avete sentito, replica, ho sentito anche i due direttori, anche che idee vi siete fatti su quanto dichiarato. Paolo, riparto da te che eri lì a sentire. Ma io direi che questo anche un po' il gioco delle parti, queste dichiarazioni. Certo, verrebbe da chiedere a Zeman perché lui a distanza di 4 mesi ha detto che il 1° settembre si era dimesso, perché non lo ha detto il 2? Verrebbe da chiedere questo al tecnico del Pescara. E sicuramente però ieri abbiamo avuto la riprova che evidentemente questo è un rapporto compromesso a questo punto tra il presidente e l'allenatore. Io credo che se è arrivata la decisione di confermare il tecnico, questo è dovuto anche al fatto che fra 3 giorni si tornerà in campo, che tra 10 giorni ci sarà un'altra partita. Quindi è solo una tregua secondo te? Beh, sarà il tempo a dirlo, però siccome poi ci saranno 3 settimane di sosta e ci sarà un mercato che se fino a qualche tempo fa sembrava dovesse essere un mercato forse che per il Pescara non avrebbe rappresentato chissà che, alla luce anche di quello che è accaduto e delle scelte che alcune sul mercato si sono rivelate sicuramente non illuminate, io credo che se succederà qualcosa, se accadrà qualcosa, questo avverrà quando il campionato sarà fermo, quando bisognerà intervenire sul Paolo, mercato. Paolo, prima dicevi perché non le ha date il 2 settembre? No, perché non ha detto che si era dimesso il giorno prima, perché ha tenuto per sé per 3 mesi questa allora, notizia? Sentiamo questa pillola perché è molto importante. Zeman ha detto: mi sono dimesso il 1° settembre. Abbiamo ritrovato proprio la conferenza stampa di Zeman del 2 settembre perché il Pescara giocava di domenica a Perugia, il mercato si è chiuso il 31 agosto, si giocava di domenica 3 settembre, il sabato 2 settembre Zeman ha fatto la conferenza stampa facendo così un bilancio sul mercato e diceva queste cose. Vabbè, io il mercato me lo aspettavo diverso, poi però sono soddisfatto di quelli che ci sono. Quindi per approfondire, no? In che senso diverso, se è possibile saperlo? E cercavamo altri giocatori. Sono arrivati, l'ho già detto l'altra settimana, sono arrivati altri giocatori, però per me anche questi hanno delle qualità di poterci aiutare. Vi chiedo, sembrava un allenatore che si era dimesso il giorno prima? Walter, Antonio, un po' tutti. Walter. No, io c'ero quella mattina, lui mi fece pure una battuta che poi in pratica ha ripetuto, dice forse quelli che volevo io erano troppo bravi e sono andato. Ieri ne abbiamo visto uno che pare fosse in quella lista, Golubovic, il difensore esterno del Novara. Francamente non mi è parso un nuovo Roberto Carlos, insomma. Però di solito Zeman con i ragazzini ci vede bene, quindi non escludo che quelli che aveva in mente lui fossero buoni. Quello che escludo è che ci potesse essere poi tutta questa gran differenza rispetto a quelli che sono arrivati. E comunque quell'atteggiamento di quel giorno era del classico allenatore che dice: io volevo Messi e Ronaldo e mi devo accontentare di Icardi e Perisic, fatte le proporzioni. Sembrava il solito allenatore, anzi il 95% degli allenatori quando chiude il mercato la porticina aperta ai rimpianti se la lascia. Quindi tu non ci fai caso a quelle dichiarazioni, volevamo fare meglio ma va bene così. Antonio? Poi vengono da voi, no, Riccardo e Francesco. Io la leggo un po' diversa, nel senso che secondo me non era tanto che si aspettava un altro tipo di mercato, ma soprattutto l'uscita. Per l'uscita. Voglio dire, il problema vero è che la storia nasce tutta da lì, perché secondo lui quello che aveva detto già nel corso della stagione precedente, tragica,
che insomma questo organico non gli stava bene. Quindi, se vi ricordate, in lista di trasferimento c'erano Brugman, Zampano, Benali, Bovo, tutti giocatori che, guarda caso, tra l'altro non è che siano delle mezze cartucce, ma probabilmente quelli che in questo momento hanno tenuto in piedi questa squadra. E il problema è nato lì, nel senso che lui si è trovato questo tipo di organico che lui non voleva, al di là del perché alla fine, come dice Walter, tra Golubovic e un altro che è arrivato, io tutta questa differenza non esisteva, no? Allora il problema come la poteva risolvere? Ha detto anche lui, a dirla la verità, ha detto sono arrivati comunque buoni giocatori. Esatto, voglio dire, però se il problema era questo della vecchia guardia da buttare via, lui aveva un solo modo per fare invece di me, perché il mercato lo fai, metti questi giocatori, compreso Brugman, Zampano, Benal, li metti fuori, li fai allenare, a parte come hanno fatto altri allenatori prima di lui, come ha fatto lui stesso quattro anni fa, e per cui questo problema non sarebbe esistito. Ovviamente io ho delle riserve sul fatto che magari questa squadra senza questi, chiamiamoli senatori, avrebbe avuto lo stesso spessore, che se ne dica, che sia la classifica, questi sono giocatori importanti, per cui il problema nasce lì. E quello che mi sorprende è che poi lui se le sia portato dietro, come dice Paolo, per 3 mesi e mezzo, voglio dire, che senso ha adesso tirar fuori? Anche perché poi, tra l'altro, ieri a precisa domanda in cui hanno detto lei si dimette, no, se mi costringono, quindi no. Voglio dire, sarebbe stato molto attuale, certo, visto quello che hai detto prima, 3 mesi e mezzo dopo, con la situazione molto più pesante, dire sì, ok, a questo punto mi dimetto. Quindi no. Riccardo e Francesco, da dove volete ripartire dopo queste iniziali considerazioni? Dico la verità, mi ha stancato ce proprio. Ce l'hai detto l'altra volta. Zeman mi ha stancato con queste battute, questo... Ma queste non sono battute, queste sono dichiarazioni abbastanza... Sì, ma no, battute per quando ogni volta che gli fai la domanda fa sempre quel mezzo sorriso, come dire, è un supponente, non mi va bene. Ieri ero in conferenza stampa, l'ho studiato, lo guardavo mentre parlava, non mi piace perché per tantissime ragioni che dovrei elencarti, ma proprio soprattutto sull'atteggiamento. Innanzitutto non sopporto le persone che dicono che non dicono bugie, quindi vuol dire che dico io le bugie. Perché se uno dice io non dico bugie, obbligatoriamente le dice l'altro. Lui è un dipendente, io se fossi lui farei una cosa, mi dimetterei in silenzio, senza fare più una dichiarazione, me ne andrei. Perché ti dico anche una cosa tecnica, ieri fuori Mazzotta, sulle fasce Zampano, Lacherer, Zampano, Trescenzi dalla stessa parte, li ha schierati tutti e due, la squadra non è mai stata così equilibrata sulle fasce come ieri. Quindi anche questo Mazzotta, che era il giocatore per lui, per dirti tutta la confusione che ha in testa quest'uomo, era il giocatore nell'unico ruolo che lui aveva individuato come ruolo sicuro, perché Mazzotta è stato l'unica persona, l'unico giocatore mai sostituito e sempre titolare. La dimostrazione è che ieri con fuori Mazzotta e Zampano e Trescenzi, uno da una parte o dall'altra, c'è stato il maggiore equilibrio. Quindi quest'uomo è in confusione. Il fatto che non abbia fatto un cambio, abbia giocato con gli stessi... Dopo parliamo della partita, io volevo coinvolgerti quanto è accaduto nelle ultime ore. Ti dico una cosa, a me piacciono le persone serie. Un siparietto che non è piaciuto. A me piace avere a che fare con persone serie, ognuno può avere la propria idea, però la serietà è una cosa importante. Perché c'è il rispetto di una città, c'è il rispetto dei tifosi, c'è il rispetto di tutto, c'è il rispetto anche nostro, e quindi secondo me inizia a venire a mancare quello che è una dote fondamentale per me per andare avanti, che è il rispetto. Francesco, come mai questo sfogo alla vigilia di una partita poi importante? Era stata una settimana anche tranquilla, se vogliamo, non era successo niente di che? Sinceramente me lo sono chiesto più volte in questi giorni, non riesco a trovare una spiegazione logica. Indubbiamente è stata sono state dichiarazioni proprio alla vigilia di una partita. Vado alla domanda diretta, tu sei pro Zeman, lo hai sempre detto, ha sbagliato o no? Mi verrebbe da dire di sì, ma conoscendo Zeman, no. Zeman, credo che nella sua storia ci sono tanti momenti, come possiamo chiamarli, dirompenti. Evidentemente ha pensato che fosse un momento buono per provare a scuotere la squadra, per provare a scuotere l'ambiente, per
provare a fare un qualcosa che fino adesso non era stato fatto. Che ti devo dire, mi viene anche da pensare, giustamente diceva Paolo Renzetti, perché non l'ha detto il 2 settembre? Io faccio un'altra domanda, ma perché 20 giornalisti che stavano lì dentro in conferenza stampa non gliel'hanno chiesto l'altro giorno? Scusi mister, lei dice queste cose adesso, dal 1 settembre, oggi alla vigilia di una partita, perché non ce l'ha detto il 2 settembre che ieri lei si era dimesso? E forse era tutto diverso, se le domande le facciamo sempre dopo... Questo per esempio potrebbe essere... Vabbè, ma non è che no, no. Dalla colpa del tecnico si va alla colpa del giornalista perché non ha fatto la domanda. Fatta il 2 settembre. No, no, ieri. Giustamente Paolo diceva, come mai questa uscita adesso? Benissimo. E sabato può essere che non c'è stato uno che chiede allora, come dice Paolo, in realtà, mister, perché oggi alla vigilia di una partita se ne esce con queste dichiarazioni? La sortita è venuta fuori proprio perché è stato sollecitato sulle varie voci, mister, sì. Zeman rimane, Zeman va via. C'era stata una domanda, Walter, sulle dimissioni presentate a Cesena, no? Esatto, la domanda si è sparsa una voce davvero. Sì. Facciamo finta come al solito che non ho saputo parlare, non mi sono spiegato. È vero. Spunto da questa provocazione dalla domanda di Cesena, lui ha detto no, io mi sono dimesso il 1 settembre. Bene, perché ce lo dice oggi e non questo è italiano. Perché ce lo dice oggi, virgola, alla vigilia della partita, virgola, e non ce l'ha detto prima? Punto di domanda. Pure senza virgola. Anche senza virgola andrebbe bene, bravo. Però adesso, a prescindere o meno se c'è stata questa domanda alla vigilia di una partita così delicata. Non c'è stata, alla vigilia di una partita così delicata è stata un'uscita. A togliere, dire qualcosa. Lui ha ripetuto quel il perché si capisce. E perché lui ha voluto dare al discorso che ha fatto un retroterra, dice guardate che io non ho cambiato idea, io dal 2 di settembre, la società dal 2 di settembre sa che sono talmente insoddisfatto che me ne volevo andare. Cioè il suo ragionamento una certa logica ce l'ha, quella che poi... Però poi in quelle dichiarazioni, scusami Walter, lui dice... Volevamo altri giocatori, non sono venuti, però io sono contento così. E anche qui c'è una contraddizione. Infatti, perché se tu dici che dovevano arrivare altri giocatori, sono ugualmente, sono così, come diceva Totò, riferendosi ai nuovi, sono ugualmente giocatori validi. Lui non si riferiva ai vecchi che sono rimasti in quella conferenza stampa, dei vecchi vecchi non ne ha parlato per niente. Lui dopo ha aggiunto, dice sono ugualmente Francesco, giocatori validi. Poi se andiamo a rivedere le dichiarazioni di 100 allenatori, può darsi che ha votato un sacco dopo. Scusate, lui si dimette il 1 settembre, va dal presidente. Io mi baso su quello che ha detto Zeman e mi dimetto, il presidente rifiuta le dimissioni e le respinge, ma io se mi voglio dimettere mi dimetto e me ne vado. Lui evidentemente poi ha accettato il fatto che la società le dimissioni le ha respinte, evidentemente anche questo si potrebbe chiedere nei prossimi giorni. Se tu ti vuoi dimettere, ti dimetti, ma lei si è dimesso, ti firmi presidente... le dimissioni, te ne vai e fai. Bene, bravo, io aggiungo quello che dici tu, il presidente si è dimesso, lei si è dimesso, il presidente non ha accettato, perché lei non ha ribadito le dimissioni e se n'è andato? Ma il perché è chiaro, perché in quella conversazione ma me lo deve dire Zeman, non perché capito, è chiaro ho capito, però voglio dire perché a me chiariamo, a me pare chiaro in quella conversazione, adesso dimissioni sì, dimissioni no, per il momento non ci interessa, è evidente che in quella conversazione Zeman è stato rassicurato anche su, come dire, sulle aspettative del campionato. Evidentemente, come più volte la società ha detto, in questo campionato non abbiamo l'assillo di vincerlo, quanto quello di riorganizzarci, ricreare una base tecnica per il futuro. Quindi con queste che immagino io, ma molte frasi sono state dette, con queste rassicurazioni sulla non indispensabile ambizione massima, no? E lui probabilmente ha detto continuiamo a lavorare. Il problema grosso è che nelle ultime settimane sono cominciati a volare gli stracci. Ora, fermo restando che le società fino a prova contraria sono dei presidenti o comunque dei dirigenti in senso generale. Però scusami, il presidente lo ha difeso anche nell'ultima settimana, difeso, sì, ha fatto una conferenza stampa insieme. Però prima quella fase su
chi gioca e chi non gioca. Poi quella buttare via 30, se va male non ne posso cambiare 30, ne cambio uno. È evidente che Zeman si è sentito un po'. Tu dici è caduto nella provocazione. È chiaro, no? Walter, ne hai viste tante negli ultimi 40 anni. Per non dire come dice Totò 50, ma non è la prima volta che tra un allenatore e un presidente, non solo qui a Pescara, nel passato anche qui a Pescara, come ricordava un telespettatore, tra Galeone e Cibiglia, ricordiamoci tutto quello che si sono detti a distanza e che non si sono detti. E non è la prima volta che tra un presidente e un allenatore, a qualunque livello, in qualunque piazza, ci sono delle, come possiamo dire, delle stilettate dialettiche discorsi a distanza che lasciano perplesso. Ma quante volte il sabato il presidente di turno ha confermato la fiducia all'allenatore che il giorno dopo ha cacciato e il successore era già in albergo? Appunto. Cioè, voglio dire, questo è il gioco delle parti. Quello che secondo me è successo è che Zeman questa volta non c'è stato a un paio di uscite del presidente che da un lato lo rassicurava, dall'altro però, come dire, manifestava insoddisfazione. Secondo me manifestava insoddisfazione più per il fatto, per il clima che si è creato nella squadra con questi giocatori un po' scontenti, no? Perché una forza di Zeman è sempre stata quella di tenere il gruppo compatto, unito, o comunque di tenerlo sotto Quindi controllo. Può anche essere questo un motivo, dopo la riunione che c'è stato tra il presidente e la squadra, lui non c'era, ma c'erano Cangelosi, gli uomini suoi, ha avvertito che anche la squadra un po' lui ha pensato di essere dirompente al 100% per vedere che cosa succede. Tanto peggio che perdere la partita che poi hai vinto, e peggio di essere esonerato lui, alla fine, non ci poteva stare, mica la fucilazione. Alla fine lui ha ridato il cerino al presidente. Ma la domanda che resta è perché? Cioè, che senso ha la uscita di sabato? Fatemi capire. Sono d'accordo. Se voi mi date un motivo, non lo so. Perché lui doveva fare questa dichiarazione. Può darsi che ma questo. Non ha senso, non ha senso. Ma era solo per dire cosa? Per dire, cioè, aveva senso soltanto se tu dici ok, io me ne devo andare. Bravo. Altrimenti che senso ha? Ci stiamo arrovellando tutti, presidenti, giocatori che non hanno capito niente, eccetera. Perché? Per cosa? Sul campo la squadra. Campo la squadra ha risposto bene. E poi quando ha fatto gol, Brugo ha chiamato tutti i giocatori della panchina, li ha abbracciati fuori per dire, per il segnale che dava al tecnico, che le cose che aveva detto lui sulla squadra, che non ha voglia di lavorare, che non ha ambizioni, che ha bisogno dell'allenatore amico. Io la vedo diversamente. No, ma quel diversamente, perché non è la prima volta, mica per forza devono andare a abbracciare l'allenatore. Ha dimostrato che la squadra è unita. Scusami, è stato un segnale forte. Ha chiamato tutti i suoi compagni in mezzo al campo. Così come le dichiarazioni di Brugman al 91esimo, ha detto queste cose Zeman è grave. Esatto, ma cioè, a che serviva sta cosa? Fatemi capire, a che serve? Anche perché tra l'altro lui ha detto tra le cose per cui non si è più dimesso è perché la società lo ha rassicurato, le cose si aggiusteranno. Le cose si aggiusteranno dopo il 31 agosto, significa che le aggiusti a gennaio, quindi tu fino a gennaio non succede nulla, non puoi aggiustare nulla. E allora a che senso ha? Questo lo può rispondere, ovviamente lo può dire solo lui, ma non lo dirà mai. Che senso ha? Chiudiamo il cerchio del post partita di ieri con il duro sfogo del presidente Sebastiani, poi voglio sentire anche le vostre valutazioni. A me sembra di essere su Scherzi a parte, veramente, perché ci sta tutto, ci sta anche che possiamo vederla in maniera diversa, anzi sicuramente la vediamo in maniera diversa, però siccome poi in campo la squadra la mette lui e io non mi sono mai permesso di dire gioca uno o gioca l'altro, e quindi si deve prendere i meriti e i demeriti quando le cose non vanno bene. Noi continuiamo a dare la colpa agli altri, di tutto, la colpa è la nostra, perché la situazione che oggi c'era nello stadio l'abbiamo creata noi, con quella conferenza stampa di merda che ha fatto ieri, punto. Presidente, l'ultimissima, tra 4 giorni si tornerà in campo ad Ascoli, al Del Duca ci sarà Zeman in panchina? Questo si vedrà, adesso voglio parlare col mister, non è il momento di parlare dell'allenatore. Alla domanda di Paolo Renzetti per la partita di Ascoli, il presidente ha detto parlerò, e infatti ripetiamo la notizia, c'è stato il faccia a faccia ieri sera tra il presidente e l'allenatore, e poi oggi Zeman ha diretto
l'allenamento, uno sfogo duro da parte del, del presidente, o no? Beh, penso che fosse una cosa che doveva fare. Per me era un ben servizio. È normale. Ha sintetizzato con quell'espressione color marrone quello che ha detto adesso che senso aveva questa cosa? Non lo so, arriverà il giorno in cui anche al prima sugli spalti, perché ma ieri vogliamo dire una cosa che è rimasto un po' sotto traccia: i contratti da un po' di anni a sta parte hanno le famose clausole rescissorie anche per gli allenatori. Ci sono le famose clausole inventate a Palermo anti-esonero. Cioè, se vogliamo dirla tutta, in questo gioco delle parti, io non ho elementi probanti. C'è una clausola anche qui? Io non lo so. Ti sto dicendo, se la vogliamo dire tutta, ci sono degli allenatori che nelle clausole ci hanno: se mi cacci mi paghi fino all'ultimo con una penale di... è normale. Adesso ci stai mettendo una pulce nell'orecchio. Conoscendo, sì, ma vedi, anche qui, conoscendo la storia di Zeman, vi ricordate l'altra volta quando è arrivato? Se ricordo bene, se ricordo male vuol dire che sto per dire una fesseria. Te lo dico, se stai a dire una fesseria. Appunto. Penale, dici. Sì, beh, mica ho paura di... Zeman non volle il premio playoff o salvezza. Parlo direttamente di promozione, o no? Questo 5 anni fa, sì. Appunto, 5 anni, io ho detto l'altra volta. Beh, l'altra volta, ma guarda, Zeman fino a qualche anno fa era famoso anche perché faceva i contratti anno per anno, poi io non lo so se li ha sempre fatti di un anno. Invece con la Roma era di 3 e se ne è fatti 2 da stipendiato a casa. Quindi la storia di Zeman è un po' cambiata. Uno, dopo 30 anni può anche di colpo cambiare e comportarsi in un modo diverso. Scusami, però la storia di Zeman è pure che lui è sempre stato, come nasce come aziendalista, perché quando è andato a Foggia la squadra la faceva con i resti, la faceva Pavone, non solo la prima volta che è andato su, ma anche la seconda, quando ha mandato via Rambaudi, Signori, Baia, sono andati tutti via, ha rifatto una squadra dall'azienda di Foggia, pescando in quarta serie, in serie C, Sciarra, ce n'erano tantissimi nomi di questo tipo, per cui lui nella sua storia è sempre stato un aziendalista. Che non è che costassero ha sbagliato azienda, fammi capire. Non è che ha sbagliato azienda, non mi sembra che quest'anno ha chiesto giocatori che avevano un costo elevato. Benissimo. O no? E difatti, quindi, il problema è che ha chiesto che tutta la squadra vecchia venisse mandata via, e questo è là che casca l'asino. Benissimo. Perché nessuna società al mondo può mandare via 18 giocatori, allora tu li tieni, non riesce a venderle perché loro la volevano vendere, perché Sebastiano, se c'è una cosa, è quello che vuole vendere, no? tutti quanti accusano di quello, non sono riusciti a vendere. Allora, a quel punto il discorso tecnico è un altro, come ti ho detto prima: tu prendi i giocatori, questi 7, 8, 9, quanti cacchi ne sono, e li metti fuori ad allenarsi come hanno fatto con Rossi, Milicevic, Stendardo, ma là tutto là nasce. Dopodiché lui si fa la squadra come la vuole lui, aspetta gennaio. Do una risposta alla domanda: come fate voi? Può darsi che lo ha chiesto e la società gli ha detto non si può fare, e Zeman è stato zitto. Allora, quando fa comodo a voi, se dico una cosa io, bravo, quello che vedo, se non lo sappiamo, siccome giustamente pure lui sta dicendo perché ha fatto questo, non lo sappiamo, ce lo vorrebbe dire Zeman. Nessuno magari ci ha detto che lui ha detto: io sti 7 giocatori me li devi togliere, perché io non io, nessun allenatore al mondo può lavorare con 34 giocatori, magari la società gli ha detto no, non è opportuno. Guarda che 2-3 di quelli che si diceva che dovevano andare via, alla fine li ha fatti giocare titolare, quindi voglio dire, io non so chi è che voleva mettere fuori. A settembre poteva avere una logica che dicesse ok, vado avanti, però questi 5 non mi servono più. No, ma basta dire che le ultime 2 settimane ha ripescato Stendardo, che è stato 9 mesi. Ma siamo arrivati a quello. Che senso aveva? Riccardo, volevi inserirti, perché da qualche minuto ieri, mi stai fremendo. Ieri ha fatto una partita senza fare una sostituzione, rischiando di pareggiare anche questa partita. E quindi io quest'uomo lo vedo, onestamente vi dico la verità, io di questo Zeman, da quando è arrivato l'ultimo, io non vedo Zeman. Non vedo Zeman
come gioco, non vedo un Zeman come motivatore, non vedo uno Zeman non diverso, completamente non è la persona che io pensavo fosse. Si sta dimostrando di essere una persona totalmente diversa, ma soprattutto per l'atteggiamento che ha e soprattutto perché non applica sempre con giocatori diversi una squadra, non riesce a fare una squadra. Dice: ho difficoltà, ho 34 giocatori, ho difficoltà, sono sue affermazioni. Ha tre giocatori sulle gambe ieri, negli ultimi 20 minuti non fa un cambio. È possibile che tu non riesci a fare un cambio? Perché? Uno, il discorso della fascia l'ho già detto, il discorso che Capone se l'è dimenticato, è un giocatore suo. Però adesso stai entrando troppo sul tecnico. Sto entrando sul tecnico perché di che cosa... è un tuo difetto. È un mio difetto. Vabbè, fa sempre allenatore. Ma non è questione allenatore, io guardo la partita, a me tutto sommato della chiarezza... Ma la vedono tutti, dai. Ma no, ma io ti sto dicendo del perché Zeman è cambiato, è diverso. Non è il motivatore, lui è sempre stato l'uomo squadra. Qua io non credo che i giocatori, no, tranne alcuni... Posso dire una cosa, a me quello che mi ha sorpreso, un po' stupito, la motivazione per cui non ha fatto i cambi. Bravo. E lui ha detto, perché lui... avevo solo centrocampista, Proietti, che però non mi dà... Non può giocare. Di costruzione, non di contenimento. A parte che noi Proietti l'abbiamo visto sempre davanti alla difesa, come più o meno, ma a parte quello, era un segnale pure questo per dire, guardate, questa squadra purtroppo... più di tanto non può fare, non c'ho nemmeno uno per fare un cambio, il segnale che ha dato è questo, esatto. A me mi sembra una cosa, però ti convoca Stendardo, con tutto il rispetto di quest'uomo, Stendardo lo convoca in panchina, ma è un controsenso unico, non ha un filo logico. Adesso non ricordo chi, però un collega ha chiesto proprio, non so, a Zeman, per fortuna che ha una rosa molto ampia, perché con tutti gli infortunati non sarebbe riuscita a allestire una formazione, quindi deve essere contento. Zeman, che Zeman è il paradosso 25, del calcio, no? È il paradosso. Cioè, allora ci fermiamo qualche minuto. Sarri è il problema che non hai i cambi, perché adesso parleremo anche del ruolo che stanno ricoprendo i due direttori Leone e Pavone. Dopo la pubblicità, tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato, compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590.
Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menu personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:47 minuti, rientriamo in diretta. Vorrei tornare in regia da Andrea Costantini. Andrea, tu stai lavorando. Andrea, ci sei? Sì, sì, ci sono, ecco. No, stai lavorando anche per vedere che Cassa di Risonanza sta avendo questa non notizia di Zeman anche sulle pagine nazionali, sui vari siti. Certo. Non circola più comunque il nome di Di Carlo, no? Perché è circolato in giornata, no, da qualche parte. No, diciamo che da metà pomeriggio si è un po' sopita l'attenzione mediatica, perché una volta che Zeman è sceso in campo, oggi ha diretto l'allenamento e si era capito che sarebbe rimasto sulla panchina del Pescara, il clamore mediatico suscitato dal botta e risposta di ieri si è appunto sopito. Ecco, oggi al campo c'erano Leone e Pavone, stamane c'è stato anche un incontro tra i direttori, prima della pubblicità dicevamo anche il ruolo dei due direttori poteva essere diverso, in giornata si paventava anche una conferenza stampa dei due per fare chiarezza sia sulla campagna acquisti sia per il futuro, perché mancano, è vero, due giornate al termine del giorno d'andata, ma tra qualche giorno inizierà anche il mercato. Walter. Ma io credo che... Poi c'è Pavone, uomo fidato di Zeman, Leone probabilmente più vicino al presidente, anche io, lì sono sì, anche questo è vero. Io sono del parere che è meglio che non si sia fatta la conferenza dei direttori. Secondo me avrebbe chiarito poco, non dico che avrebbe aggiunto confusione, perché sono due persone per bene. Però avrebbe chiarito poco. Adesso, cioè, non giriamoci intorno, con tutto il rispetto per Pavone e Leone, diciamo, non è da oggi che a Pescara c'è un presidente che sovrasta anche l'area tecnica e c'è quest'anno un allenatore che non ha bisogno di intermediari. Secondo me l'unico punto di chiarezza è che qui si fa la guerra o si fa l'amore, ma lo decidono Sebastiano e Zeman e nessun altro. Viceversa, Leone e Pavone devono saper gestire quello che esce dal confronto, direi abbastanza elettrico, tra i due, perché
prima dicevamo, diceva giustamente Totò, il grosso problema è cioè stato... Cioè ci fai capire che sarebbe stato difficile frenare, non so, Zeman sabato... Sì, mi dispiace doverlo sottolineare, ma né Pavone né Leone hanno diciamo, la personalità, chiamiamola giuridica in senso sportivo, per poter in qualche modo mediare fra i due. Viceversa hanno avuto un ruolo, per esempio, nella non partenza di alcuni giocatori, perché evidentemente l'input era... si aliena un giocatore se ci porta patrimonio. Questa è una società che, come tante, ma noi delle altre in questo momento non ci interessa, è una società che ha bisogno di far tornare certi conti. Ora certi conti tornano anche se tu dei giocatori li hai nel patrimonio o se non ce li hai. Il giocatore in prestito va o viene, poco conta, ma Ben Ali, Brugman, al quale hanno allungato il contratto, Zambano, sono anche un patrimonio societario. Quindi immagino che di fronte alla prospettiva, le società eventualmente interessate, sapendo che Zeman voleva, diciamo, fare a meno di questi ragazzi, avranno detto: ok, dateci qualcosa e ce li pigliamo. E a quel punto... Antonio, anche tu sei d'accordo che anche a Paolo poi potevano fare qualcosa di diverso, qualcosa di più, sempre riferito ai due direttori? No, ma anche perché credo che da quando stanno insieme, vuol dire, non sono stati mai alla ribalta, nel senso, il loro lavoro è stato, chiamiamolo scuro, da centrocampisti, da mediani, vuol dire, nel senso che sui problemi, alla fine, cioè da questa storia, voglio dire, se ne può uscire veramente soltanto se Zeman e Sebastiani chiariscono, escono fuori e dicono chi, uno che ha sbagliato a dire una cosa, l'altro che, cioè a trovare veramente un compromesso. Però, che Antonio, li porta tu ricordi avanti. Bene, qualcuno ha scritto anche Scipilia, Galeone, fin quando c'è stato il cavalier Manni, no? Si sì, era da cuscinetto. Un po' fare da cuscinetto. Chiaro che conta molto. È una figura che può essere importante tra ma due calci. Sicuramente è importante, però io ti ripeto, quello che è il segnale che hanno dato tutte e due è quello di essere magari bravi sul loro lavoro, però nella gestione di questo gruppo io non vedo niente di particolare, di un aiuto, un contributo, perché la cosa vera è uscire fuori da questa vicenda. Allora loro che possono dare? A mio avviso, visto che anche oggi sono rimasti muti, evidentemente non possono dare niente. Il problema, se poi diciamo che è bastata una cena a per mettere le cose a posto, però senza che dire niente a chi ha sentito le due campane, vuol dire una cosa da matti, demenziale. Cioè io pensare che questo problema, o ce lo siamo sognati questo sabato e domenica, infatti, altrimenti, cioè, di come ne usciamo? Cioè oggi uno magari si aspettava o che lo esoneri, oppure che dice esci fuori, lo scopo, lo dice il presidente assieme all'allenatore, la situazione, abbiamo esagerato, quello che ti pare, che però andiamo avanti, d'accordo, per il bene del Pescara, perché la società ci crede, l'allenatore ci crede. Ma io credo che questo non l'ha detto nessuno dei due. Quindi, ecco, da tu Paolo, dove sta la novità? Eri al Poggio e c'erano sia Leone sia Pavone, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. No, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, però hanno, diciamo, fra le righe cercato anche un po' di ridimensionare quello che è accaduto nelle ultime ore. Io credo che è chiaro che oggi non toccava né a Leone né a Pavone parlare e, diciamo, fare la conferenza stampa, perché oggi, se ci doveva essere una conferenza stampa, credo dovesse essere o del presidente o dell'allenatore. Invece adesso sono voci ufficiali della società. Sì, sì, però diciamo che sono state sempre delle voci, diciamo, non ricorrenti fino ad oggi in questa stagione. Come diceva anche Antonio, hanno sempre fatto il lavoro sporco, hanno dovuto pensare chi sporco nel senso dietro le quinte. Dietro le quinte, sì, non lavoro sporco in questo senso. Poco diciamo, poco visibile agli occhi dei tifosi, ma sicuramente importante, perché, come dicevamo, Pavone è il nome tutelare di Zeman, Leone più vicino al presidente. Invece adesso, a proposito di direttori, i direttori dovranno lavorare e bene nel mercato, perché è chiaro che ci sarà da fare determinati discorsi, e in questo caso ovviamente ci
ci aspettiamo che siano risolti quei problemi che ci sono in questo organico, perché se torniamo al famoso Zeman ha anche detto, forse qui ha ragione, se non ci si è riusciti in estate è ancora più difficile in inverno fare quel tipo di lavoro, però sappiamo a questo punto, io credo che anche alla luce di queste famose dimissioni, non dimissioni del primo settembre, che sicuramente una cosa credo che a gennaio si dovrà fare nei limiti del possibile, perché poi se si vuole vendere ci deve essere anche qualcuno che compra, sfoltire questo organico, perché questo è un organico troppo numericamente troppo vasto. Voglio, Francesco e Riccardo. Velocemente, non voglio stare proprio per forza dalla parte di Zeman e in questo caso anche del presidente Sebastiani, così come ci sono sempre state, anche se poi un momento della critica, per me è una cosa va criticata, l'ho sempre fatto. Evidentemente hanno ritenuto opportuno che quello che lui chiama la non notizia, io la chiamo notizia, di Zeman che resta, punto. Hanno parlato tra di loro, può darsi che, come dice, anche perché Zeman stava dirigendo l'allenamento, quello era, faccio una conferenza stampa che vi devo venire, Zeman sta allenando, certo, sta dirigendo l'allenamento, dire, perché Zeman, ma perché, no, era prima, perché non, Zeman non sulla permanenza dice, o meno di Zeman, per chiarire cosa è successo, tutti i concetti, esatto, tutto quello, giustamente uno chiede, scusa, Zeman dice che si è dimesso e che lo ha detto a qualcuno in società. Scusa. In società dicono noi non abbiamo ricevuto niente, vi mettete d'accordo? Scusa, questo soltanto. Scusa, c'è però rimane una cosa, perché poi dopo. Allora, piccolo inciso, Enrico ha ricordato la vicenda Galeone, no? Ci ricordiamo tutti che qualche mese dopo l'uscita di scena di Manni, il giocattolo andò in frantumi, anche perché fra Galeone e la società intervenne un personaggio che evito di citare perché calcisticamente credo dei più insignificanti della storia, pescarese ovviamente, ma soprattutto perché creò, enfatizzò le divergenze, enfatizzò le difficoltà. Quindi è difficile trovare una figura carismatica. Ma voglio dire, mica l'avevano chiamata apposta per sfasciare, l'avevano chiamato, però quel personaggio non era all'altezza del compito che doveva avere, cioè cercare di accompagnare Galeone e Scibiglia al divorzio senza sfasciare il giocattolo. Invece fu rotto il giocattolo e dopo evidentemente Riccardo. Fu. Però scusa, un'ultima cosa. Il silenzio di oggi avrebbe un minimo di logica, semmai logica si può trovare in questa vicenda, se non ci fosse stato un antefatto che non è che possiamo dimenticare. 15 giorni fa una conferenza stampa congiunta alla vigilia di una partita, no? C'erano il presidente Zeman e l'allenatore o c'eravamo io e te? Sì, sì. Allora voglio dire, 15 giorni fa, perché quella è perché 15 quella giorni fa per loro perché bisognava aveva un sottolineare comunque, come dire, in quel una momento aveva un valore, di, oggi ne ha una comunanza di obiettivi. Qual è il valore che c'ha oggi? Oggi è il valore che non è necessario che continuare a polemizzare, che l'allenatore resta. Dai, Francesco, ma non ti sto dicendo. Non possiamo far finta di niente. Ho capito, ma non possiamo partire. Cioè, dopo tutto sto caso, ci stiamo a fare una trasmissione, la gente chiama, telefona, scrive. Non è successo non niente. Solo il clima ostile che si è creato, perché giustamente il presidente diceva è colpa nostra se poi allo stadio c'è il clima ostile, i tifosi che allo stadio i tifosi non vengono perché il Pescara sta deludendo, perché hanno litigato tra di loro, la tribuna che contesta la curva, la curva che fischia, cioè si divide. Infatti non ho detto che non è successo nulla, che ho detto, hai detto che loro giustamente dal loro punto di vista evidentemente hanno fatto, io personalmente diciamo che è un punto di vista sbagliato. Sì, esatto. Perché cioè, che senso ha? Perché anche per rispetto dei tifosi e della gente, di dire oh ragazzi, forse abbiamo sbagliato, che ti devo dire? Ma tu una cosa la devi dire, cacchio. Ma di che stiamo a parlare? Si lascia capire che adesso dopo due giorni del genere, i cori allo stadio, lo stadio diviso, migliaia di persone a casa perché non ci vogliono andare allo stadio, voglio dire, perché anche questo sta succedendo. Ma perché? Perché quel campionato che sta portando avanti in Pescara è anonimo, nel senso che nessuno se l'aspettava. Perché è ovvio che questo era un grande sogno che ma ce l'avevo anch'io, ce l'avevi tu, era un grande sogno, i sogni, capito? Quando ti svegli occhi, sì, e capisci che era solo un sogno, devi fare qualcosa di concreto, chiaro, no? Riccardo, se vuoi dire la tua sui direttori. Molto rapidamente, perché io voglio dire che non sono amico né di Oddo, né di Zeman, né di Sebastiani,
Io vado alla partita e guardo quello che fa la squadra. L'anno scorso abbiamo fatto ridere, ho criticato Massimo Oddo. Massimo Oddo, con cui io sono amico, lo posso anche dire, amico, sta facendo bene Udine, sono molto contento. Io sarei il primo a essere contento se Zeman fosse quello di 5 anni fa. Non lo è, e quindi lo critico, perché la squadra non gioca. Vabbè, perché non la squadra è in confusione. No, non mi sto giustificando, però neanche dire determinate cose che non sono corrette. Io quello che vedo, giudico, ho questa fortuna di poter parlare e dire la mia come ce l'hanno tutti. Quindi quest'anno facciamo ridere, perché per il momento la squadra non c'è. Sì, Riccardo, però ti ho chiesto sui direttori, tu forse sei stato un po' pizzicato da qualche messaggio, ma non devi rispondere a chi scrive, altrimenti messaggi. Non andiamo avanti. Io sono tutti anonimi. Ti ho chiesto sui direttori se valuti il loro lavoro in maniera diversa da come l'hanno descritto. Ti rispondo sui direttori. I direttori del Pescara sono sempre state persone in secondo piano, non hanno mai fatto una dichiarazione, non vedo perché oggi devono farne. Potevano farlo prima se volevano farle. Hanno sempre dimostrato di essere persone di secondo piano e di conseguenza adesso nessuno dei due si metterà davanti o si ergerà paladino di uno o dell'altro. Qui c'è sempre stato un presidente e termino. Padre, padrone, un po' in generale, ha sempre portato avanti la baracca in questo modo e continuerà a tirare avanti in questo modo. Ci saranno ripercussioni sulla squadra dopo quello che è avvenuto nelle ultime 48 ore? Molti sostengono che ieri la squadra nel secondo tempo ha fatto un po' di suo, ha deciso di giocare in maniera rinunciataria. Lo stesso Zeman non era soddisfatto sicuramente della prestazione, così come era successo a Carpi, a Parma, dove si era vinto. A questo sarebbe il pericolo più grave, cioè che la squadra... Beh, visto i risultati, no, voglio dire, perché... Sì, cioè, però io, a lungo termine... No, a lungo termine non lo sappiamo, se a lungo termine... Fino a quando è un attimo della partita, 10 minuti da amministrare, con idee diverse, sì, altrimenti... Sì, però Enrico, se tu pensi che, voglio dire, questa è una partita in cui non hai fatto nemmeno un cambio, probabilmente cioè, chi stava lì dall'inizio, dal primo, magari qualche affanno l'ha avuto... per cui non è stata una scelta, no, ti voglio dire, non è stata una scelta tattica dei giocatori, dice adesso ci mettiamo indietro. Probabilmente in quel momento qualcuno ne aveva un po' di meno rispetto all'inizio. Il segnale vero che ha dato la squadra. In quel momento c'era anche lo sforzo massimo di una squadra, cioè, che la classifica dice quantomeno il tuo valore. Segnale vero. Francesco, no. 3 giocatori erano sulle gambe completamente fermi. Sì, va bene, ma a parte quello, il problema è il segnale vero che ha dato la squadra, che mi fa sperare. Anche al di là di come di quello che è unita, e questo che è lo sappiamo. Cioè che ha dato un segnale molto importante, cioè questa era una partita anche per quello che aveva detto l'allenatore difficilissima proprio per loro, perché anche loro erano sotto accusa perché e non hanno voglia di lavorare, vogliono un allenatore amico e non si sanno sacrificare eccetera eccetera, scelte che non ho fatto tutte io. Voglio dire, il segnale che ha dato la squadra e soprattutto quando ha segnato Brugman, di questa unità, la voglia comunque di lottare e di stare in campo a prescindere poi da tutti i problemi che ha, a me dà garanzie anche in vista della prossima partita. Il problema vero è se dobbiamo uscire da questa logica del risultato. Questa è la prima volta, sì, che lo dico, sì, sempre, cioè, se Zeman resta solo perché ha vinto è una fesseria clamorosa rispetto a quello che è successo. Se invece sono convinti, sono stati a cena, dove vanno, tra l'altro hanno detto che soprattutto Zeman, che è molto piacevole andare a cena insieme tra di loro, se questa cena è servita pure per chiarirsi eccetera, per andare a portare avanti questo progetto che loro chiamano ancora progetto, che va avanti da 10 mesi e non da ieri, voglio dire, se questa funziona. Però la domanda che si fanno un po' tutti, poi chiudiamo questo discorso: perché secondo voi Sebastiani va avanti con Zeman? Secondo me perché non c'è una clausola rescissoria indolore per la società, e a questo punto... Guarda, io sono stato, scusa, due frasi. Una di Sebastiani che ha detto: se questa squadra, dici che non è la squadra buona, vattene. Bravo. Riferito a Zeman. Dall'altra parte Zeman ha detto di mettermi, no, se mi cacciano. Quindi qui più chiaro di così, no, che te lo dico. Siamo, no, veramente, sono presidente due... decidere se andare avanti o meno. No, esatto, però lui ha detto questo, capisci? Ha detto
se vattene tu, voglio dire, più o meno è anche quello che è successo l'anno scorso con Massimo. Perché forse, come è stato detto tante volte, prima di togliere, che ci sta pure, voglio dire, prima, ci sta. Prima di togliere l'allenatore Sebastiani, la storia ci dice che ci pensa. Se pensiamo che siamo, siamo dovuti arrivare alla penultima di campionato con quella figuraccia a Varese per togliere Baroni, che su 100 persone, 101 erano mesi che dicevano togliamo Baroni. L'anno scorso, se si fosse fatto un referendum, il 90% avrebbe tolto fino Oddo alla penultima molto di tempo prima. Baroni era in zona playoff. È vero che si può mandare via, hanno mandato via Vivarini da Empoli, cioè, no? Quello, lo scandalo, allora, è Vivarini da Empoli. Allora, è vero che gli allenatori si possono mandare via anche per motivi non squisitamente tecnici, però se quel Pescara, fuori, come si chiama lì, Barone, entra Oddo o chi per esso, 2 settimane prima, 3 settimane prima, e manca i playoff, quella stagione diventa fallimentare. Quella stagione è stata, come dire, sì, era un po' diverso il discorso, perché si vinceva a Varese. Se vinci a Varese, sei ancora in zona playoff. Sì, ma che siccome, fai, a Varese, calci... siccome a Varese hai perso, infatti l'hanno cacciato, perché sei andato fuori dalla zona playoff. A quel punto non avevi più nulla da perdere. Quella e l'hai cambiato. E poi l'hai cambiato con l'allenatore della primavera. A quel punto era o abbiamo il colpo, abbiamo la scossa e c'è stata e quindi facciamo i playoff con le vele gonfie, oppure siamo fuori, ci ha messo fuori il Barone e l'esonero avrebbe avuto un senso. Io credo che quest'anno in qualche modo andiamo a ripercorrere la stessa situazione, perché se Cosmi non decide al posto di Sebastiani giovedì, si ricreeranno le stesse condizioni di allora. Un allenatore più che accettato, sopportato. Beh, ma avranno chiarito anche questo aspetto, non è che si perda la scuola. Zeman probabilmente non è come Baroni, insomma, sotto questo profilo. Però, per come la vedo io, Zeman non si è dimesso ieri pomeriggio, non si dimetterà certamente ad Ascoli se dovesse perdere, non si dimetterà comunque. A questo punto la società dovrà decidere. Siamo sicuri che la società, se per esempio... Quindi Ascoli, secondo voi non ha deciso definitivamente oggi la società? Ma il silenzio di oggi ti dice che per adesso decide Cosmi, e se Cosmi non decide andiamo. Però io credo che ci sia anche un'altra cosa da considerare. Credo che in questa cosa i direttori, visto che prima ne parlavamo, ma anche il presidente, hanno visto che probabilmente questo spogliatoio, questa squadra è comunque ancora con l'allenatore, perché se fosse emerso il contrario, credo che no, Sebastiani... sta squadra è venuto fuori che ha un leader che è tecnico e forse anche, però non è contro l'allenatore, sì. Che gioca Brugmar, che gioca nella posizione che vuole Zeman, esatto. E che da quando gioca lì il rendimento è cresciuto in modo esponenziale, ogni partita è il migliore in campo, va a fare gol e sfrutta le sue caratteristiche, non come avete detto per mesi da centromediano. È una nota di merito per Brugman, che se mi ne dite dica, quali sarebbero i giocatori contro Zeman, mi dite qua. Allora Zambano è da sempre, chi l'ha detto che non seguono Zeman, ma chi lo sta dicendo? Allora vuol dire il problema sono... è tecnico, non scherziamo, è tecnico, esatto, tecnico, tecnico. No, io perlomeno stavo dicendo il contrario, dicevo che comunque se la società, credo, ha il presidente ha dato fiducia a Zeman, perché probabilmente ha visto il presidente Sebastiani che questo spogliatoio, che se ne dica, questa squadra è ancora con l'allenatore, lo è segue. Un gruppo serio, sì, perché esatto. Altrimenti se si voleva far fuori, sì, se la squadra avesse voluto far fuori, c'aveva la scusa con quelle dichiarazioni, ci possiamo emendare tutte le cose che volete, possiamo di tutto qua, no? Sì, allora, siamo ai fatti, sì. Allora ieri Sebastiani che cosa ha detto? Ha ringraziato la squadra, ha detto questi ragazzi che prendono gli schiaffi non lo meritano, cioè di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? C'è tutti questi segnali che sono detto avrebbero fuori. Bisogno di carezza. Tu devi chiarire questa storia. E non che ci giri intorno, Brugman gioca meglio là e quello meglio, quell'altro dice Mazzotto non può giocare. Sono tutte stronzate. Il problema è uscire fuori da questa situazione. Va bene, non posso usare la parola che ha usato Sebastiani ieri, però quella è la situazione. Ne devi uscire fuori.
non ci sono cacci, altrimenti questi ripeti, andiamo sempre avanti a giovedì, giovedì se aspettiamo giovedì per vedere che succede, ma dai! Dai, o devono uscire fuori loro, secondo... loro due esatto. Zeman e Sebastiani. Zeman e Sebastiani, secondo te ci sarà un motivo perché Sebastiani non ha esonerato Zeman? Non lo so. È un motivo. Non ti inventare le cose, non lo sai nemmeno tu, non lo so. Sto domandando, non lo sai, non lo ma sai. Ci sarà sicuro, non lo ha cacciato, non lo sappiamo. Come, allora perché non... ma se tu mestiere l'abbiamo fatto tutti, no? Se lo sai le cose le dici, se no non lo dici, non vuoi niente, ti sto dicendo. Non lo sto dicendo io, che dovrebbero dire, io ti ho detto che c'è il motivo, ci sarà un motivo, oppure ero ubriaco. Non me ne frega, non me ne frega niente del motivo. Il problema come te ne frega niente? No, non me ne frega niente, devono dire se la cosa l'hanno risolta o non l'hanno risolta. L'hanno risolta che Zeman, la notizia l'hanno risolta, che la ancora l'allenatore che tu. La notizia è che secondo me che l'allenatore è ancora Zeman. Ma non è una notizia, no? No, per me non è una notizia, scusami, ma non è una notizia. Aspettiamo una conferenza stampa congiunta. Aspettiamo una conferenza stampa. Dopo quello che è successo, non può essere questa la notizia. Chiaro? E se perdiamo ad Ascoli, cosa fa? Lo parliamo tra poco. Dopo ne facciamo un'altra trasmissione. Dopo adesso che facciamo? Tra poco parliamo di Ascoli. Pubblicità. Sono state cose pesanti. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step. Piumino naturale da 89 euro. Copri piumino da 24,90 euro. Trapunte da 39,90 euro. Accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 22:17 minuti, siamo proprio alle battute finali, riprenderei da Andrea Costantini. Andrea, stasera, come sempre, tantissimi messaggi, e un po' l'umore dei tifosi, ovviamente lo conosciamo, ci si prepara a questa trasferta di Ascoli dove ci sarà un buon afflusso di sportivi bianco-azzurri. Ecco, dei tanti messaggi che sono arrivati, Andrea, cosa ti ha colpito? Sì, beh, intanto c'è chi è pro e chi contro Sebastiani, chi è pro e chi contro Zeman, una situazione di un po' quella che si è respirata ieri allo stadio, no? Prese di posizioni decisamente diverse. Peraltro, ecco, qualcuno chiede se questa spaccatura, o meglio questo scontro che c'è tra il presidente Sebastiani e il tecnico Zeman, possa un po' richiamare quella spaccatura che c'era stata, quella frattura che c'era stata stata ai tempi anche tra Galeone e Scibilia. A voi. Lo chiedo a Nerone e De Leonardis, che le vivevano e si divertivano anche, no, in quel periodo. Voglio dire, andavano a cena sicuramente insieme, andavano in trasmissione insieme, ovviamente cioè era un altro modo di essere l'uno contro l'altro, perché alla fine c'è qualche analogia o no, secondo me? No, la cosa vera era più o meno era un problema di personalità, secondo me, che Scibilia soffriva la popolarità di Galeone, e Galeone non faceva niente per far diventare simpatico pure lui, insomma, quindi era una cosa diversa, però veramente un altro clima sotto questo aspetto, secondo me anche molto, molto più sincero, più vivo rispetto a una situazione di questo tipo, di una conferenza stampa alla vigilia. Cioè, io me la ricordo che Galeone ha detto sì, per siccome non mi ha preso, mi voleva vendere le bonate, perché è successo prima, quella prima di lui, e allora me ne volevo dimettere 4 mesi prima. Cioè, c'è stato momenti difficili, però non a questi livelli, insomma. Anzi, come ha detto Walter, quando c'è stato un direttore generale, un direttore sportivo di grande personalità, la cosa funzionava ugualmente, con le loro personalità, che alla fine questi siparietti erano pure simpatici. Io, però ovviamente, si separavano e poi tornavano insieme. Sì. No, ma era anche una rivalità un po' artificiale, sì, perché sì, era molto studiato. A Scibilia c'era pure chi ci giocava su sta rivalità, sì. Qualcuno cercava di alimentarla, insomma, le sappiamo tutte certe storielle. Una in particolare, quando richiamò l'anno di Bazzone, quando richiamò Galeone, allora si pensava, siccome se non lasciate sembrava una cosa impossibile. Definitiva. Allora Scibilia abbiamo detto: ma come mai? Ma guarda, disse qui, ma stavo mangiando una pizza e all'improvviso ha detto: è spuntato Galeone con la sua cosa, che dice. Sembrava quasi che Galeone lo considerava un figlio, no? Dalla pizza. È come un figlio per me. È come un figlio per me, questa era la cosa. Paolo, allora, Ascoli, trasferta difficile per Cosma, a parte tutto quello che è successo qui a Pescara. Ascoli che ha bisogno di punti perché è l'ultimo posto in classifica, e Cosmi può dare anche una scossa alla squadra bianconera. Beh, le ultime due partite ho avuto modo di vedere, anche se in televisione, un po' di filmati proprio della gara giocata in casa con l'Entella, quando l'Ascoli fu raggiunto al 90° da una punizione beffa tirata da un giocatore della Virtus Entella, e poi c'è stato il pareggio di Avellino, che comunque ha visto la squadra una squadra viva, che ha comunque giocatori importanti fuori, praticamente tutto l'attacco è fuori, i giocatori sono fuori per infortunio, Rosseti, Favilli, fuori anche l'ex del Pescara Mengoni e l'altro giocatore terzino che giocò pochi mesi col Pescara, adesso non ricordo il nome, Mignanelli sì. Esatto. Sì. Quindi voglio dire, ci sono diversi giocatori infortunati, però Ascoli è un campo caldo. Anche il Pescara dovrà rivedere la sua difesa, sì. Tra l'infortunio di Zampano e la squalifica di Perrotta sì. Sarà costretti a cambiare ancora. Sì, sì, sicuramente Zeman cambierà qualcosa. Dicevo, bisognerà stare attenti anche alle condizioni ambientali, perché ad Ascoli con quella curva
a ridosso del campo, diciamo, il pubblico riesce a farsi sentire, il fattore campo con la curva dei tifosi di casa proprio attaccata al terreno di gioco, diciamo, è un fattore sicuramente da non sottovalutare, ma ci saranno tanti tifosi del Pescara perché è una trasferta agevole, quindi l'augurio che insomma ci possa essere questa risposta della squadra in una gara che sarebbe da pazzi pensare semplice guardando. Beh, però è una partita che dà forti motivazioni, no? Il derby Ascoli-Pescara è stato sempre molto sentito, meglio così. Partita difficile perché è un campo che ci ha sempre fatto soffrire, l'Ascoli ha bisogno assolutamente della vittoria e noi andiamo come al solito a incontrare le squadre in difficoltà e quindi andiamo a incontrare maggiori difficoltà anche noi. Tecnicamente noi siamo più forti, servirebbe una bella, per me, per placare tutto servirebbe una bella vittoria rotonda e un bel Natale e poi magari dall'anno prossimo si ricomincia. In caso non di una vittoria rotonda, credo dei grandi problemi. Si ricomincerà da capo? Si ricomincerà da capo, sì. Quindi per forza. Una telenovela senza fine, Francesco. Ma non puoi però fare, perdonami, non puoi fare la squadra di settimana in settimana, cioè l'allenatore, o tu credi e veramente dici andiamo avanti fino alla fine, vada come vada, o non è che tutte le settimane possiamo dire ha giocato bene, perché, perdonami, se noi ieri pareggiavamo 1-1, Zeman era esonerato al 99%. Chi lo può dire? Ma sì, ha vinto e ha tenuto, secondo me ha tenuto la vittoria, perché la panchina, perché ha vinto, perché se perdeva o se pareggiava, probabilmente con le dichiarazioni a monte staremmo parlando di un altro puntata. Francesco? Reputo il presidente Sebastiani troppo intelligente e scaltro per non aver calcolato che non è una storia che può andare avanti di settimana in settimana, ossia che tu possa perdere la fiducia a lungo termine. La fiducia a Zeman. Io sono convinto che ad Ascoli il Pescara vince perché ha tutte le qualità per poterci riuscire, ma se malauguratamente dovesse andare male e si ricomincia, qui c'ha ragione Totò, e si ricomincia, quindi allora si perde la squadra noi con Zeman, e poi aspetti quell'altra partita, poi ci sono le tre settimane, i 20 giorni di sosta, diventa una cosa. Una cosa strana, marrone, siete come quel colore avviso, che ricordava, no? Cioè, il presidente a lungo termine o no? No, io sai che lo sto ripetendo da settimane, cioè che il problema non può essere il risultato, cioè. No, voglio dire, è la volta buona che ci si mette l'anima in pace e si va avanti con Zeman. Ce lo devono dire tutti e due. No, a prescindere dal risultato. Devono dire tutti e due, perché non vorrei magari. Ah, sì, ho capito. A prescindere dai risultati. Fra tre mesi uno si ricorda che c'è un problemino prima e allora ti dice che no. Cioè, devono dirlo adesso se possono andare avanti. Come ho detto più volte, se c'è c'è questo progetto reciproco. E a prescindere dal risultato, cioè devi mettere in conto pure che non solo che non vai in A, ma che rischi grosso. Certo. Però quello deve far parte del tuo progetto. Se ci credi, se poi non ci credi, è inutile portare avanti. Gli ultimi 5 minuti dedicati soltanto, per non dare eccessivo spazio, a questo botta e risposta di ieri sugli spalti. Curva, tribuna, distinti, Walter. Si riuscirà almeno a sanare questa frattura? Su questo sono, come dire, perfettamente d'accordo con Sebastiano. Quello è il risultato di un paio di mesi gestiti male, vissuti male e gestiti peggio da società e tecnico. Questo gioco, questo ping pong delle responsabilità, questo detto ma non detto, questo sopportarsi plateale. Anche perché non aiuta la squadra. Non no? aiuta la squadra e a questo punto il pubblico, che viceversa prima aveva qualche volta mugugnato con la squadra, che è il classico modo del tifoso di richiamarla, di stimolare i giocatori, e ha cominciato, ed è anche abbastanza strano, insomma, che poi ci si ritrova con una curva che battibecca con la tribuna. È la prima volta che succede, no? È la tribuna che difende l'allenatore e la curva che diciamo lo insulta insieme al suo presidente in realtà. Allora,
Premesso che le polemiche sui presidenti secondo me sono belle per i salotti televisivi, ma io pure un tempo fa avevo un vicino di casa che non sopportavo. Un giorno sono andato lì e ho detto: sai che c'è? Vattene. E quello mi ha detto: comprati la casa. E sta ancora là. Per dire, insomma, il presidente lo possiamo criticare quando si parla, ma finché non arriva uno che gli dice compro, il presidente non lo cacci. L'allenatore fa parte del gioco. Prenderlo e cacciarlo secondo le vostre volontà o le volontà del almeno una compattezza sugli spalti lì, quella è cosa auspicabile lì, quella cosa lì è triste, perché Pescara, se aveva, come dire, un fiore all'occhiello, era il pubblico che nei momenti buoni si faceva sentire, nei momenti cattivi magari si affievoliva un po', ma spaccature di questo genere. No, ma è come, Paolo, è anche come, scusa, è anche come le elezioni, sì. Oramai va a votare, sì, sì, il 30% d'Italia. Allo stadio ci va il 30%, il 20% degli abbonati e di quelli vorrebbero andare. Cioè, è triste questa cosa qua. La cosa pensi più triste che si possa ricucire almeno questa frattura tra i vari settori? La frattura si potrà ricucire solo con il ritorno dei risultati. Ecco, io volevo allacciare a quello che diceva Antonio, al di là dei cori, dei fischi, che rappresentano una normalità perché si verificano in tutti gli stadi quando le cose non vanno bene. Quello che dispiace è vedere uno stadio desolatamente vuoto. Io credo che ieri non ci fossero neanche tutti gli abbonati, perché guardando proprio la presenza di pubblico sugli spalti, credo che non fossimo neanche a 4.000 presenze. Sono numeri che per Pescara non esistono, però ha detto giustamente il presidente Sebastiani: se siamo arrivati a questo punto la colpa è nostra, e solo noi, quindi squadra, società e tecnico, possiamo far tornare il pubblico allo stadio. È molto semplice. Riccardo. Ha ragione Paolo, bisogna fare dei risultati e secondo me tutto si placca. La frattura però io non l'ho vista, tutta questa frattura tra curva, tribuna. Ci sono in tribuna persone che criticano anche Zeman, come in curva c'è gente che lo difende. Io credo che... No, per la prima volta quando la curva contestava arrivavano i fischi, non è mai successo, no? Sì, però sono forse... Che fischiava. Ma no, ma sai perché? Perché la squadra vinceva e allora il tifoso dice, cioè il tifoso della tribuna diceva: comunque vinciamo al di là di tutto, perché la critica continua sembra proprio una critica ad personam, mentre si dice se il Pescara vince, che è quello che vogliamo tutti, non ci deve essere la critica. Vabbè, vediamo che succede ad Ascoli, penultima del girone di andata, poi si giocherà, ricordo, l'ultima casalinga giovedì 28 dicembre alle 20.30 sempre con il Venezia. Insomma, Walter, sarà Cosmi a decidere il futuro di Zeman? Credo di sì, anche perché se c'è un allenatore che può ingabbiare Zeman di quelli che della Serie B attuale, forse Cosmi è quello che ha più titoli per farle. Poi ho visto che ha messo la squadra con un 3-5-2 che poi diventa spesso un 4-5-1 o un 4-6-0, che sembra fatta apposta per invitare Zeman all'attacco. E poi quindi Cosmi ritrova il Pescara dopo le lacrime di Trapani. Ha fatto due risultati in questo modo l'Ascoli. È vero che Collentella ha pareggiato al 90esimo, però non è che hanno fatto gli accampamenti nella metà campo dell'Entella, quelle dell'Ascoli. Avevano il famoso pullman pure loro lì davanti. 22.30, grazie a Riccardo Clinco, a Francesco Di Francesco, Paolo Renzetti, Walter Ronè, Antonio De Leonardi. Si ringrazio Andrea Costantini in regia. Buonasera, grazie Rico. Andrea, buonasera, serata tranquilla, perché non c'erano posticipi stasera, quindi non però calda sul fronte messaggi. Bene. Il Livorno cosa fa? Vuole sapere Antonio, tra poco vediamo l'aggiornamento. Allora se Antonio intanto... mi dà un istante, sì, vediamo. Intanto ringrazio in la Publivideo con Roberto Pulimanti, la Vestina News con Gaetano Tele e Stefano Recanati. Se arriva anche il risultato del Livorno possiamo anche chiudere questa puntata di replay. 2-2 ma mancano due minuti alla fine della partita. 2-2 mancano? Due minuti alla fine della partita. Minuti. 2-2 il passo falso del Livorno. Grazie per averci scelto. I'm not afraid.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.